Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui parliamo di Dei, Divide et Impera. Gioco edito dalla Ludus Magnus Studio, che sponsorizza questo video, e ringrazio per avermi fornito la copia del gioco base e delle varie espansioni per potertene parlare. Perché? Visto che è un gioco che comunque è già uscito da un pochino, perché a breve, questa è la data esatta, andrà su GameFound per una nuova campagna crowdfunding dove sarà reperibile il gioco base, tutte le espansioni e una nuova espansione. Quindi mi raccomando, clicca il link in descrizione per andare direttamente alla campagna crowdfunding per dare un'occhiata alle novità. Ma adesso ne parliamo un pochino in dettaglio, ma prima ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. Ora, questo gioco cos'è? Beh, siamo in un futuro post-apocalittico, molto innevato, a Londra, dove praticamente c'è stata una nuova era glaciale, e da queste, no, non si può dire ceneri, ma da questi granelli di neve, sono venute fuori delle fazioni. Una in particolare, che deriva praticamente da una multinazionale quando il mondo era ancora in vita, tra virgolette, che si scontrano tra di loro per il controllo delle scarsissime risorse. Questo gioco, infatti, è un gioco sulla selezione delle azioni, gestione delle risorse, c'è un pochino di deck building, è anche un pochino asimmetrico e ha questa mappa molto particolare su differenti altezze. Il gioco dura 4 round. E ogni round è diviso in 3 fasi azioni che vengono svolte dai giocatori in ordine di turno. Nella propria fase, nel proprio turno, i giocatori giocano 2 carte dalla propria mano che servono per compiere le azioni. E le azioni possono essere quelle di muoversi su questa mappa, e ci si muove in regioni adiacenti solo se alla fine del movimento si è in maggioranza in questa nuova regione, altrimenti non si può. Si può salire o scendere utilizzando questi ascensori per raggiungere diverse altezze o magari scendere da un tetto. Poi c'è l'azione di raccogliere le risorse. Queste risorse sono di 2 tipi e ce n'è una di maggior valore e una di meno valore, che tendenzialmente daranno punti vittoria a fine partita, ma utilizzeremo anche durante la partita per fare un'altra azione, che è quella di acquisire le carte. Queste carte vanno essenzialmente a sostituire una carta che noi scarteremo, che è quella con cui scegliamo questa azione. Comprate queste carte, e si possono comprare alcune in particolare solo se si controllano determinate zone sul tabellone, che sono praticamente questi avamposti, queste zone di controllo, e quindi entrano subito a far parte della nostra mano e possiamo subito utilizzarle. Sono molto più forti di quelle base e soprattutto danno un sacco di punti vittoria. Un'altra azione è quella di costruire. Possiamo costruire gli ascensori che ci servono per salire e scendere dagli edifici, e solo noi possiamo utilizzare i nostri. Stessa cosa per i ponti, altra struttura che possiamo costruire che ci permette di passare da un tetto all'altro, di fatto accorciando di un sacco le distanze. Un'altra cosa che possiamo costruire sono questi rifugi che ci permettono di sparare fuori unità, altra azione che possiamo fare, in differenti punti della mappa e non solo in quelli comuni di inizio partita. Controllare questi avamposti poi è molto importante, perché alla fine della seconda fase di azioni, se abbiamo almeno 2 cubetti, quindi controlliamo 2 avamposti di un colore, sblocchiamo delle abilità, dei talenti, che poi ci porteremo per tutto il resto della partita e sono decisamente molto forti. Poi ogni personaggio ha una sua abilità, una sua particolarità, e tra l'altro, come ti accennavo, i mazzi sono leggermente diversi tra una fazione e l'altra, e ci sono tantissime fazioni anche nelle espansioni. Un'altra azione che si può fare è quella di controllare i droni. Ci sarà un numero di droni variabile in base al numero dei giocatori, anche la mappa ovviamente è variabile in base al numero dei giocatori, e questi droni ti permettono di fare le più disparate azioni, come per esempio ottenere risorse oppure uccidere unità avversarie. Ora, è rara la possibilità di uccidere unità avversarie in questo gioco, non è proprio uno di quei giochi in cui vai a eliminare di continuo le unità degli avversari, ma può succedere, e se succede comunque chi perde unità potrà prendere un bonus.
Con le espansioni poi si aggiungono anche altre azioni, come ad esempio nell'espansione Old London c'è la possibilità di andare dove c'è il Big Bang e sacrificare delle unità per attivare delle carte che danno essenzialmente dei malus agli altri giocatori, fanno perdere unità, fanno perdere punti vittoria, fanno perdere edifici, insomma un modo per creare un pochino più di interazione. C'è poi l'espansione del London Bridge, dove si mettono porzioni del fiume Tamigi che dividono ulteriormente la mappa. Ed è più difficile passare da un lato all'altro. Ci sono poi dei personaggi che possono essere messi in gioco in base al numero dei giocatori, sono dei mercenari, che se riesci a controllarli raggiungendo dei prerequisiti, puoi prendere la loro carta e controllarli e sono molto molto forti, alle volte anche più forti del proprio leader. C'è tra l'altro la possibilità di giocare la campagna. La campagna è composta, se non mi ricordo male, da 4 o 5 episodi che hanno tutta una storia dietro, dei setup variabili, degli obiettivi diversi, che è molto interessante. Oltre al fatto che ci sono tante fazioni in più, con delle regole molto diverse rispetto al base, con le espansioni, e tra l'altro c'è anche la possibilità di giocarlo in singolo giocatore. Quantomeno per poi quello che ho potuto provare io, perché so tra l'altro che ci sono delle espansioni per portarlo a 5 o 6 giocatori addirittura, e immagino che occupi veramente un delirio di spazio, perché comunque è un gioco che si mangia una bella porzione di tavolo. Alla fine del round, quando tutti i giocatori hanno svolto le loro 3 fasi di azioni, e in effetti poi avranno svolto 6 azioni nel round, c'è la fase delle missioni. Ogni round ci sono delle missioni da compiere, in una partita un po' più semplice ce ne sono 2 per round, tra cui scegliere, in una partita un pochino più difficile ce n'è solo una per round. E tu devi scegliere se completare la missione del round, una missione di un round successivo o una missione di un round precedente che non avevi risolto. E puoi risolverne solo una per round. Che senso ha questa cosa? Se tu risolvi una missione del round corrente o successivo, prenderai più punti. Se risolvi una missione di un round precedente, ne prenderai di meno. Quindi questo crea una dinamica molto interessante dove devi cercare di programmarti praticamente tutta la partita. È una cosa che può spaventare e ti posso dire che la prima partita a me un pochino ha fatto pensare. In realtà non è poi così difficile fare strategia sui vari round. È ovvio che alla prima partita ti sembrerà strano. Dopo un paio di partite inizierà a essere sicuramente più semplice e te lo godi molto di più. Anche perché è un gioco che sembra mastodontico, specialmente per lo spazio che occupa. In realtà è molto più semplice e lineare, perché poi le azioni sono davvero poche. Qui la profondità che c'è nel gioco è come riesci a customizzare la tua fazione, a sfruttare le sue abilità e a incastrare tutti i bonus, i punti, le missioni in così poco tempo, perché poi in effetti è un gioco abbastanza strettino. Sono molto curioso di scoprire cosa aggiungeranno queste espansioni, anche se una piccola preview ce l'abbiamo. Abbiamo un nuovo edificio, abbiamo 2 nuove fazioni, abbiamo la possibilità di giocare comunque anche questa espansione e le altre in singolo giocatore. E sicuramente ci saranno delle altre novità che spunteranno fuori con la campagna Gamefound. Attenzione perché sarà su Gamefound. Ora ti dirò, questo è un gioco che mi aveva lasciato con dei dubbi alla prima partita, ok? E è stata una partita fatta in fiera. Partita, attenzione, è stato un round, quindi 6 azioni fatta in fiera. Quindi il mio parere al tempo poteva essere veramente pari allo zero a livello di valore. Rigiocandolo con calma a casa, spulciando tutte le varie robe, è un gioco che in realtà mi ha colpito particolarmente per 2 motivi in particolare. Vabbè, a parte la spettacolarità dei componenti, vabbè, quello mi pare abbastanza ovvio. Il fatto che sia semplice nelle regole, perché sono poche e semplici, e abbia comunque una buona profondità. Oltretutto, le espansioni danno quel qualcosina in più che lo rende un pochino vario, no? Di partita in partita. Poi la possibilità, ecco, di customizzarsi la mappa, perché ci sono, diciamo, delle mappe prestabilite per cercare di mantenere le cose bilanciate, oppure te la puoi fare da solo. E a me questa è una cosa che piace un sacco, perché poi si creano delle dinamiche allucinanti, magari anche sbilanciate, che però,
possono rendere le partite divertenti l'una dall'altra. Poi ci sono queste carte che ovviamente non puoi non prendere durante la partita, perché poi un sacco di punti arrivano da queste carte, che sono veramente allucinanti, sono fortissime, ce ne sono alcune anche nell'espansione, credo che sia l'espansione White Death, dove c'è un nuovo mercato che si sostituisce a quello base, a parte quelli rosso, blu e verde che ci sono sempre, che ha delle carte che sono veramente fuori di testa. Fuori di testa, solamente fortissime. E lì arriva proprio una battaglia per prendersi a randellate e cercare di ottenerle. Un gioco quindi che mi è piaciuto sicuramente, quindi dagli un'occhiata, dai un'occhiata alla campagna Gamefound. Ci sono un paio di cosine che forse non mi hanno convinto, come per esempio la scatola del base, che non è proprio perfetta, diciamo che le cose le devi incastrare molto 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 bene, e il fatto comunque che devi avere un bel tavolo grande. Questo è poco ma sicuro. Però voglio dire, sono inezie in confronto poi a quello che dà il gioco in sé, che è divertente, abbastanza semplice, profondo il giusto. E questo è tutto. Io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettili nei commenti, io risponderò appena possibile. Se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.